Allora, ci siamo conosciuti grazie ad un'amica che abbiamo in comune che lavora per Rai 1, che si chiama, lei si chiama Roberta Cannata. Allora, Roberta, Cresenino, senti, ho la prima trasmissione radio su, dice, e voglio averti come primo ospite di questa serata. Beh, tu con il tuo progetto Amani, io sono onorata, questa nostra amica, giornalista che sta su Rai 1, fa programmi con programmi importanti, e ho detto vabbè, ma sarò solo in questa cosa, io sai, sono un bambino ancora all'interno, mi emoziono. No, c'è uno scrittore importante, c'è un personaggio importante che è venuto direttamente dalla Sicilia e poi diciamo il paese, non voglio dire, anzi, noi siamo onorati di averlo. Andrea Giosta. Ecco. E i premiati avete visto, c'è il suo libro, lui ha scritto il libro sul femminicidio, sul bullismo, sul narcisismo, ed è un libro attuale, lui vi ha fatto omaggio, poi insieme ad un altro libro, che poi quando lei sarà qui premiata, la citeremo. Bene. Tanto grazie a te, sono molto emozionato, molto onorato e grazie anche alla tua organizzazione. In realtà questo riconoscimento è mio, ma insieme ad altri 19 autori, alcuni dei quali sono qui e che invito a venire. Allora, questo progetto è un progetto particolare, come dicevo giustamente fino a poco fa, dopo... No, ma sono tutta Italia, non sono solo Sicilia. Quindi ci sono rappresentanti, coloratori di questo fatto che vengono ancora tutta Italia. E come diceva giustamente all'inizio, la violenza sulle donne negli ultimi anni è aumentata in maniera esponenziale, anche i cosiddetti femminicidi, cioè le donne che vengono uccise da familiari, da parenti, da compagni, da fidanzati. Io con tutte queste persone ci occupiamo di questo fenomeno da tantissimi anni, allora ci siamo chiesti, ma cosa si può fare realmente per aiutare queste donne a fare una sorta di prevenzione primaria, cioè anticipare il problema, fare in modo che si eviti appunto di avere a che fare con queste persone che potenzialmente sono persone che creano danni alla relazione, creano danni alle donne. Allora c'è una particolare struttura di personalità, quella del narcisista patologico, che sicuramente porta le persone che iniziano una relazione con questi soggetti ad avere una vita infernale. Dopo la prima fase, diciamo, amorosa, fantastica, di seduzione, che sono degli straordinari predatori, utilizzano delle tecniche che tecnicamente si chiamano appunto lo bombing, e riescono a conquistare, come tutti i predatori fanno con le loro prede, queste donne, nello stesso momento in cui si rendono conto che vengono conquistate, la loro personalità bella viene a galla, sono dei straordinari abusivi, sono soggetti affettivi, spietati, e distruggono la vita di queste donne, alcune delle quali sono uccise, come sappiamo dalle cronache quotidiane. Allora, questo manuale, che abbiamo scritto in 20 persone, si compone di una parte psicopatologica, che è quella che, diciamo, dà tutte le indicazioni per riconoscere subito queste persone, dal primo incontro, dal primo caffè, dal primo aperitivo, dalla prima cena, perché sono dei comportamenti che loro mettono in atto seriali. Cioè è come se fosse la stessa persona che assume anche a destra maschere diverse, tutti si comportano allo stesso modo, tutti dicono le stesse frasi, tutti si muovono con le stesse strategie di cattura. Quindi riconoscerle al primo incontro, al secondo incontro, può essere veramente salvifico per queste persone che immediatamente si devono allontanare, perché l'obiettivo non è avere una relazione d'amore, l'obiettivo è catturare una preda, alimentarsi di questa preda fino, diciamo, a distruggerla o ad ucciderla. C'è poi una parte che riguarda tutta la parte giuridica, di tutela della donna, ci sono quattro avvocati che tutti sono qui, che hanno curato tutte le giornalisti che seguono centinaia di casi di donne che hanno subito abusi e maltrattamenti. C'è una parte che riguarda le cosiddette case protette, dove queste donne vengono, diciamo, portate nel momento in cui subiscono violenza dalle forze dell'ordine. E poi c'è una parte molto importante, molto bella, che è quella di 12 donne, alcune di queste sono qui, che hanno avuto queste storie terribili con questi soggetti, che sono riuscite a liberarsi di queste relazioni e che in questo libro hanno raccontato la loro storia, come questo racconto, ma racconto di vita vera, vissuta con dolore, con sofferenza, con grandi tragedie.
L'altra aspetto particolare di questo libro è che questo libro si scarica e si legge direttamente online da sempre. Non è un libro che è in vendita. Nino ha voluto, mi ha chiesto se si poteva regalare a tutti i premiati, e ci sono 40 copie per tutti i premiati che sono appunto gratuitamente distribuite. Così come chi volesse scaricarlo online, basta mettere il titolo del libro, si trovano tantissimi link, tra cui quello del SIM Carabinieri che l'ha adottato, tra cui Repubblica, tra cui Umana Elche, Daniela Defeo, ma ce ne sono tantissimi altri link, portali di organizzazioni, istituzioni, di tante scuole che l'hanno adottato, di tanti comuni, e quindi lo trovate facilmente in campo, scaricate il PDF, lo potete leggere senza spendere un euro, insomma il vostro tempo che è molto più prezioso del denaro. Io ringrazio Nino e ringrazio tutti loro. Buonasera, sono Claudia Filippo, avvocato, criminologa e scrittrice. Ringrazio il dottor Andrea Giostra, il quale collaboro tra l'altro per una rubrica Mob Magazine in cui trattiamo diversi casi di struttura, spettacolo e arte. E ringrazio ancora una volta per avermi coinvolto insieme agli altri autori, perché purtroppo il narcisismo è allo stato attuale ogni giorno. Assistiamo purtroppo quotidianamente a omicidi di donne che vengono massacrate, per cui questo è stato il nostro piccolo contributo per aiutare tante donne che cercano di aiuto e di dare una raggiunzione, diciamo. Grazie a tutti. Avvocato, assieme agli altri colleghi che poi si presenteranno, abbiamo trattato l'aspetto giuridico. Una donna come può prevenire, una donna come può essere tutelata, e a sua volta quando andrà la responsabile di una struttura, casa protetta, cosa succede quando una donna denuncia, o meglio, ha il coraggio di denunciare. Buonasera a tutti, Francesca Romana Bragani, sono un avvocato penalista, adesso presidente dell'Accademia Italiana d'Arte della Dura. Ho conosciuto due volte personalmente Papo Pipila e sono anche una grande amica di Elvina Ghioni. Ho contribuito molto volentieri a questo libro di Andrea Giostra, che è un grande ideatore, geniale scrittore, nonché filologo, nonché psicologo, nonché eccetera, nonché rivelante. Okay? E quindi grazie per avermi fatto contribuire con un intervento un po' come dire transciano, io non ce l'ho assolutamente con le donne, potete immaginare, però qualcosina per le donne. Grazie a tutti. La struttura di tutto di inizio sera che si vede all'interno del sacco. Vorrei sentire due parole che dico sempre ad Andrea, per me è stata una grandissima possibilità, è stato un modo, questo saggio, per far conoscere una delle realtà forse più importanti di questo fenomeno. Ci occupiamo di progettare l'unità delle persone per rendere le persone libere. Sono l'avvocato di Cristina, sono l'avvocato penalista, da 30 anni dipendo donne e soggetti fragili. Immaginate quanto sia motivo di orgoglio, ma anche di responsabilità per me, difendere delle donne e quindi affidarsi nella difesa a un uomo quando il soggetto maltrattante è un altro uomo. Questo motivo di orgoglio, vi invito a leggere il saggio per la parte giuridica, perché chiaramente è molto pratico e dà informazioni. Spesso, come giusto che sia, si condanna il fenomeno, ma non si danno le soluzioni, non si informa. Nel saggio trovate l'informazione giuridica, perché gli strumenti giuridici di tutela ci sono. Buonasera a tutti, sono Manuela Pedrella, sono un'insegnante e ho collaborato con una testimonianza sperando che possa essere di aiuto a tutte le donne. Grazie mille. Sono stata veramente, mi sento una privilegiata per fatto questo cammino insieme a queste persone, perché comunque oltre all'aspetto tecnico è importante e non far sentire solo chi si trova in questa situazione, riconoscere e fare in modo di trovarsi dall'altra parte riconosciuti, questo sono felice. Sono Erika Moraga, sono un'autrice, una regista di cinema e teatro, sono una spiritual coach
che nel 2016 ha vissuto purtroppo una storia di questo tipo e non capivo il senso, fino a quando nel 2019 sono stata ingaggiata da Austria Emilia Romagna per creare uno spettacolo a prevenzione del femminicidio, e il mio contributo all'interno del libro racconta del passaggio da questa mia storia personale a questo spettacolo teatrale che è andato in scena a prevenzione del femminicidio e che a partire da quest'anno diventerà anche un progetto cinematografico. E questo per spiegare che le tragedie a volte sono inevitabili, ma possono sempre acquisire un senso per noi e per noi. Grazie Andrea. Buonasera, sono Federica Pagliano, sono una giornalista, insieme agli altri colleghi abbiamo curato la parte giuridica e sono onorata di aver fatto parte di questa bellissima opera. Grazie a tutti. Buonasera, sono Maria Esposito, sono giornalista radiofonica e televisiva, ringrazio Andrea per avermi coinvolto in questa esperienza. Ognuno di noi deve essere utile a noi, quindi raccontare la mia esperienza può essere molto importante. Grazie a tutti. Grazie. Allora, questa è la nuova nazionale italiana di calcio, perché la nostra non ha fatto bene. Questa è la nuova squadra e chiederemo a Spalletti di prenderla in considerazione. Grazie Andrea, grazie a tutti. Ecco il premio di Andrea. Veloce, perché abbiamo ancora tanti premiati.